Buonasera a tutti, grazie di aver partecipato a questo incontro. Siamo davvero in tanti, aspettiamo il Cardinale Presidente che sta per raggiungerci. Come sapete l'incontro è in diretta Facebook sugli account di TV Prato, della Diocesi di Prato e del settimanale Toscana Oggi, e domani sera poi sarà visibile, sarà trasmesso da TV Prato alle 21:20 sul canale 75 nella Valle del Bisenzio e 74 ancora nella Piana, perché poi lo switch off definitivo nel nostro territorio sarà il 1 giugno. Buonasera Eminenza. Saluto del nostro Vescovo, Monsignor Giovanni Nerbini. Buonasera a tutti, benvenuti. Un mese e mezzo fa abbiamo invitato l'Arcivescovo di Bologna per questa serata e stasera invece accogliamo il Presidente della CEI. E quindi siamo particolarmente orgogliosi che questa sia, come dire, la rassegna per la prima. Ecco, la prima volta, la prima uscita. Allora, brevemente, ecco, io sono particolarmente contento che tu sia qui stasera, perché tutti ci troviamo di fronte alle grandi sfide del mondo di questo tempo: il problema della guerra, il problema del disarmo, il problema ecologico, il problema della giustizia tra i popoli, della fame nel mondo, ma anche di una stagione bella per la Chiesa, per tre motivi. Uno l'abbiamo accennato durante la cena: abbiamo vissuto nella scorsa settimana l'incontro della Conferenza Episcopale Italiana, già da lunedì con incontro con il Papa, un incontro molto bello, molto franco, molto vero, molto aperto, molto sincero, e questo ci ha fatto sentire la comunione, ecco, della Chiesa italiana con il Papa. Secondo motivo è la comunione tra tutti i vescovi, che hanno affrontato in questi giorni dei problemi grandi con una grande unità, una grande coesione. Ci siamo confrontati sul tema della tutela dei minori, sul tema del cammino sinodale, il fatto di essere vicini alla nostra gente, alle nostre popolazioni. E il terzo motivo, ecco, ci siamo ricordati che dobbiamo annunciare il Vangelo, dobbiamo portare la speranza lieta che è Gesù a tutti. Ecco, questa ricchezza di esperienza che abbiamo e che ci siamo scambiati, che abbiamo condiviso, ci fa essere anche ottimisti per le grandi sfide. Io ti ringrazio della tua presenza e anche del tuo futuro lavoro. Gli auguri noi vescovi te li abbiamo già fatti, ora stasera te le fa la gente. Bene, buon lavoro. Grazie eccellenza. Buonasera eminenza, buonasera a tutti, un saluto al sindaco di Prato Matteo Biffoni, al prefetto di Prato, la dottoressa Adriana Cogode, che tra l'altro a Bologna era stata vicario prefetto, un saluto a tutte le altre autorità presenti. Un collega ha detto proprio stamani mattina, chiamandomi: voi pratesi battezzate il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e in fondo è, come diceva, il primo incontro pubblico da presidente, ma a noi piace accoglierla qua anche come arcivescovo di Bologna, perché è una diocesi confinante con la nostra, un territorio, quello bolognese, con cui Prato ha da sempre numerosissimi contatti, scambi. Basti pensare alle migliaia di abitanti dell'Appennino bolognese che negli anni 50 e 60 si sono trasferiti per lavorare a Prato, all'amicizia tra il suo predecessore, il Cardinale Lercaro, e Monsignor Pietro Fiordelli a Prato, e poi appunto, lo dicevamo anche prima, il santuario di Boccadirio, che è nel cuore di tutti i pratesi
E proprio qua nel chiostro, all'ingresso, c'è la traccia del sepolcro di Suor Brigida al secolo Cornelia Evangelisti, la veggente di Bocca di Rio, e da allora questo legame fortissimo con il nostro territorio. Come si sente in questi primi giorni? Lei, tra l'altro, ieri a Bologna ha avuto un rientro nella tradizione più bella, perché ha accompagnato sotto la pioggia, mi pare di aver letto, la Madonna di San Luca al Colle della Guardia. È una preghiera per la pace, tra l'altro. E cosa le hanno detto i bolognesi appena rientrato da Roma? Dunque, innanzitutto grazie. Grazie per tanti motivi, credo che gli altri motivi li troveremo strada facendo, per cui sento tanto, insomma, l'intensità di questo incontro, di questa conversazione che, insomma, ci unisce, ecco, non è mai soltanto fra noi due, ma credo che in tanti modi ci coinvolge e cerchiamo di esprimere anche tante preoccupazioni che viviamo tutti. Come mi sento? Da un certo punto di vista estremamente contento, con tanta difficoltà nel senso della responsabilità. Mi spiego. A me ha colpito quanta attesa questa nomina a presidente della CEI ha suscitato. Qualcuno evidentemente è così non contento, ma tanta attesa di dire dobbiamo fare, speriamo che ci sarà qualcosa, eccetera. E siccome credo che il problema non è mai soggettivo, poi uno si prende le sue responsabilità certamente, ma poi credo che è un'attesa verso la Chiesa, non verso di me, o meglio verso di me, ma per quello che posso raccogliere della vicinanza con tutti i confratelli. E quindi, come mi sento, qualche volta dico caspita, speriamo di non deludere, cioè speriamo che questa attesa di una Chiesa più vicina, di una Chiesa attenta di relazione, in cui trovare le risposte alle tante domande che le pandemie ci hanno posto in maniera evidente, forte, molto, molto acuta. Ecco, e quindi credo che la Chiesa, che è sempre quella, anch'io penso, come alcuni hanno scritto, che certe definizioni sono esteriori, no? E il prete di strada, che vuol dire? Boh. Perché poi penso che in realtà, faccio un esempio che mi riguarda, il mio predecessore, Cardinal Caffarra, è sempre andato in bicicletta quando era a Ferrara. Però nessuno lo diceva. Nessuno lo diceva, poveretto, sarebbe stato preso in bicicletta. Cioè voglio dire che poi il problema è più profondo, poi la Chiesa è che in realtà, per fortuna, molto più larga, diciamo, di certe identificazioni. Comunque poi mi sento con un mal di testa da un po' di tempo, da qualche giorno a questa parte, con qualche preoccupazione, però spero di non perdere mai il buon umore, tutto sommato sicuramente anche la consapevolezza di evidenti limiti che sono questi, ma forse anche proprio per questo di dire senti, poi ci penserà lo Spirito, ci penserà il Signore a fare tutto quanto il resto, e soprattutto siamo soltanto a servizio, quindi cercherò di mettercela tutta e insieme riusciremo, penso, a fare, come ha detto il Vescovo, ha molta ragione, lo condivido molto, lo ringrazio, perché penso che è davvero un bel momento in cui essere Chiesa, ha molta ragione, in cui al contrario dice ma come, con tutti i problemi, appunto, siamo cristiani, cioè è proprio quando c'è il buio che crediamo nella luce, e quando c'è la difficoltà che crediamo nella speranza, per cui davvero lo ringrazio, e quindi troveremo insieme le risposte.
Riprendo alcune delle parole che ha detto a caldo appena appresa la notizia della nomina. La missione è quella di sempre, la Chiesa che parla a tutti e parla con tutti. È stata proprio una delle sue prime dichiarazioni. Però bisogna spiegarla, perché normalmente le cose hanno un certo tempo. Quando venne il Papa, Cardinal Bassetti dice: allora le porterò la terna. E il Papa, penso che il Vescovo se lo ricorda, dice: no, non ti preoccupare, mandala direttamente. E Bassetti dice: vabbè, la mandiamo, eccetera. Perché normalmente la dice: ah, portava, eccetera. Elezioni che sarà a mezzogiorno, la cosa finale della terna, a mezzogiorno e 20 arriva il cardinale Bassetti, che voi ben conoscete, e tutto così, appunto, eccetera, eccetera, c'ho da dire, e poi a portare dopo 20 minuti, per cui diciamo così che la botta è arrivata proprio all'improvviso. La nomina più veloce quello della che ho storia. Detto, diciamo, posso tranquillamente dire che non ero capace di intendere e di volere, per cui spero che siano... No, ma questa è una frase di senso compiuto, quindi insomma la possiamo riprendere. Ecco, una Chiesa che parla a tutti e parla con tutti. Ecco, se dovessimo chiedere alle tante persone... Confermo. È di senso compiuto. Confermo quello che ho detto. Se dovessimo chiedere alle tante persone che non condividono la fede, quello che con un termine piuttosto brutto dalle nostre parti si usava dire, in parte si usano chiamare ancora i lontani, ecco, questi direbbero: ma noi non siamo mai riusciti a parlare con la Chiesa. Molti direbbero così, forse perché più che sul dialogo e sull'annuncio la Chiesa si è soffermata, qualcuno direbbe attardata troppo sulla dottrina. Sì, un po' sì, certamente. Con tutte le preoccupazioni giuste, figuriamoci, a me ricordano anche come certe mamme che comprensibilmente erano preoccupatissime di spiegare tutto, di dire tutto e di mettere tutte le attenzioni verso i figli, perché se non lo dicevano rischiavano. Quindi bisognava appunto che attenzione a questo, eccetera, eccetera. In genere poi purtroppo, come dire, la reazione, l'effetto è stato in genere esattamente il contrario, no? E qualche volta la Chiesa è stata più maestra che madre. Comprensibilmente, io ripeto, dico veramente, io ammiro tanto, no? La dedizione, lo zero, la preoccupazione, per cui bisognava mettere in guardia, che ne so, rispetto a dei pericoli, per esempio, no? O chiarire bene tutto, perché se non è chiaro tutto, poi dopo non si capisce, dopo è più rischioso, no? E poi alla fine passavi la vita a chiarire, no? Oppure che dopo che hai chiarito, in realtà poi la vita è sempre un po' più complicata, è sempre un po' più grigia del bianco e del nero, e ricominciavi da capo, no? Oppure ti accorgevi che non era sufficiente. Oppure giudicavi il bianco e il nero e giudicavi male, no? Ecco, diciamo così che per essere maestri bisogna essere madri. E la Chiesa, prima di essere maestra e madre, o perlomeno è maestra perché è madre. E qualche volta, diciamo, la percezione che abbiamo dato è di una Chiesa, no, che tante volte non si è capito quanto è madre. La madre, che poi in questo caso, perché in genere padre e madre, no? Vi ricordate Giovanni Paolo I, 19, Giovanni, 18, ma, e in questo caso è madre e anche un po' padre, nel senso anche di paternità, no? E abbiamo troppo poco, perlomeno troppo poco si è capito, si è sentito, anche proprio il sentito di trovarsi con una Chiesa madre. E, sì, per cui confermo effettivamente qualche volta Don Mazzolari, che era quello che 80 anni fa scrisse per primo I Lontani, ancora campiamo con quella definizione che probabilmente va anche un po' rivista, secondo alcuni parroci Lontani e Vicini la stessa cosa. Però
un po' pessimisti, però anzi qualche volta sono i lontani molto più vicini dei cosiddetti vicini, per cui insomma forse effettivamente la toponomastica va un po' rivista. Mazzolari diceva qualche volta abbiamo usato la verità come una pietra, l'abbiamo lanciata come se fosse una pietra, sempre credendo importante, anzi decisivo farlo, no? Davvero lo credo, con le migliori intenzioni, però è una pietra, e la verità non è una pietra, la verità è Gesù, è appunto, e che è misericordia, è, non è una pietra, erano i farisei che lanciavano le pietre, parliamoci con chiarezza, casomai Gesù diceva incredibilmente a quella donna a cui lanciavano legalmente le pietre, non farlo più. E ti preoccupare, non farlo più. Che vuol dire che lo puoi non fare anche. Che vuol dire anche ho fiducia in te, che tu non sei il tuo peccato, che tu non sei la pietra. Infatti non te la tiro, anzi, ti tiro la fiducia. Ecco, questo sarebbe appunto... E forse, come dire, dobbiamo esercitare tanto una chiesa madre, quindi anche un po' padre, perché troppo non hanno ascoltato, o non si sentono ascoltati come dicevi prima. Ho letto da qualche parte che le piace raccogliere le more di rovo. È una passione che condivido e so bene che ci vuole tanta pazienza e bisogna scansare tante spine. Ecco, da presidente della Conferenza Episcopale Italiana, teme più di non avere la pazienza sufficiente o teme più le spine da scansare? Dunque, questo è vero, una cosa che mi divertiva, l'estate, quando ancora, diciamo così, c'erano i tempi lunghi, per cui l'estate cominciavano appena finita la scuola e finivano verso il 20 settembre, per cui appunto dalla seconda metà di agosto fino a metà settembre era... Dunque pazienza sì, bisogna averla, non è scontata innanzitutto per me, perché le verifiche, le cosiddette ansie di prestazione ce l'abbiamo tutti, diciamo così, per cui vedere, dimostrare eccetera. Non so se con l'età, e certamente non per virtù, come avrebbe detto quello, il famoso poeta, non per virtù, ma non più capace di dare il cattivo esempio, diciamo come appunto avrebbe detto il poeta, sono diventato un po' più paziente. Questo sì, penso, rispetto a prima sicuramente. Rispetto agli anni giovanili, in cui anzi il problema era, la pazienza era negativa, perché no, bisognava far subito, bisognava arrivare. La pazienza, adesso uso un termine che penso adesso 20 anni che non uso più, è una roba borghese, cioè chi c'aveva un po' il tempo, no, 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 bisognava chiudere, bisognava arrivare, no? No, penso che la pazienza è una grande forza, non c'è dubbio. E per questo, senza avere il punto, non potendo più dare il cattivo esempio, sono diventato un po' più paziente. E sulle spine, forse la differenza è questo, che adesso so che ci stanno e non mi scandalizza che ci sia. Anzi, l'altra sera abbiamo fatto l'estate ragazzi, quest'anno l'estate ragazzi a Bologna lo fanno sul Piccolo Principe. E quindi c'era tutta la cosa della rosa, le spine e via dicendo, no? E allora mi hanno un po' stuzzicato su questo. Beh, noi siamo una generazione che prima, se non ci tolgono le spine, le rose proprio, ma nemmeno le prendiamo in considerazione. Cioè, abbiamo davvero un'idea irreale, potremmo dire davvero pornografica della vita. Per cui...
tutto bello spinato, anzi ci sta sempre qualcuno che te la spina bene tutta e poi ti porta una rosa che è una roba perfetta, eccetera, 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 eccetera. Ma non è una rosa, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Non perché necessariamente uno si debba fare del male. Qualche volta noi cristiani ci siamo anche specializzati nello spacciare la sofferenza, che oltretutto, diciamo così, non è che proprio abbiamo, no, ti fa bene soffrire, mannaggia, no, anzi guarda, più soffri più Gesù è contento, mannaggia, poveretto quello che soffriva e poveretto Gesù che, mannaggia, ecco, ci siamo un po' specializzati purtroppo in negativo su questa storia, no? Però non è vero il contrario, e le spine ci stanno. La vita vera è questa, è anche sofferenza, è anche pigliarsi appunto un po' di rovi, sapendo che però dentro anche quelle spine, anche quelle cose, ci saranno quelle cose meravigliose che sono le more, oppure con cui fai delle cose buonissime, ecco, che però questa è la vita vera, insomma, per cui non soltanto non mi scandalizzano le spine, non è che le vado a cercare apposta, attenzione, ma so che ci stanno. E le pandemie ce l'hanno ricordato, caspita se non ce l'hanno ricordato. Infatti facciamo fatica. E perché come? Ci hanno promesso dei bei rovi senza tutti puliti, tutte spiegano, uno arriva lì, prende delle belle more grosse senza problemi, eccetera, eccetera, e invece sei cascato dentro una cosa di spine che ti fanno un male terribile, no? Le pandemie ci hanno ricordato la vulnerabilità, la debolezza, la fragilità, quello che siamo, e che se ci pensiamo è incredibile che non ce lo siamo dimenticati. È incredibile che ci siamo dimenticati, che pensiamo di essere quello che non siamo, che non saremo. Poi speriamo di star meglio, speriamo di star meglio. Insisto, non è che tanto soffro, tanto no. So anche che affrontare la vita è anche un combattimento che richiede anche di affrontare, di superare anche le tante spine. A proposito della pandemia, le chiese si sono svuotate e fanno tuttora fatica a ritrovare quelle assemblee prima dell'emergenza. È un cruccio di tante comunità, di tanti sacerdoti. Ecco, quale consiglio darebbe a un, o quale dà ai suoi sacerdoti che magari lamentano queste assenze, pensiamo ai genitori dei ragazzi, i ragazzi? Dunque, un po' non so se è così vero, perché poi alla fine, diciamo così, dall'altra parte c'è anche tanto un desiderio di rincontrarsi. Cioè, è vero la difficoltà, ma è anche vero quanta voglia poi la distanza, l'isolamento, il distanziamento, diciamo, l'isolamento hanno portato, per cui poi anche la voglia. Io non vi vedo perché ho questi faroni davanti, però non mi sembra che siamo pochi, ecco. E voglio dire, tanta voglia di rincontrarsi, di stare insieme, insomma, ecco. La seconda cosa è la libertà dal numero, cioè siamo cambiati, certo che siamo cambiati, non è facile, tante paure, le paure restano, com'era quello che si è scottato dopo, anche quando sente l'acqua fredda, pensa sempre a paura, no? È vero, no? Nel bolognese, dove c'è stato Centese, a dire vero, dove c'è stato il terremoto ne hai paura anche a distanza di anni, no? Ti ritorna, ne risenti la fragilità, eccetera. E il vero problema nostro è capire che questo in realtà è una grande domanda. Se vogliamo, è una grande opportunità, ma non dice così, zacchere, facciamo, no? Mettiamo la bandierina, per capire la grandezza del Vangelo. La bellezza del Vangelo, quanto davvero ci serve, quanto davvero abbiamo bisogno di un amore vero, gratuito, quanto abbiamo bisogno di, si direbbe, di prossimità. E per questo rovescerei la cosa
tanta libertà, che non c'è un paradigma in cui le cose vanno bene o vanno male. È sempre una grande tentazione, a mio parere. Fa sempre parte della vita pornografica, in cui allora le cose vanno bene, se ci abbiamo. Poi quando è, poi non vanno mai bene, perché. Ma non è quello. Ecco, insomma, per cui penso, c'è tante fatiche, tanti dolori, tante sofferenze, tante spine, tante domande, e forse dire, ripartiamo a capire queste, e quindi a dire, ma che cosa ci dice, e che cosa, qual è la nostra risposta? Ecco, ma prima dobbiamo capire le domande. Come facciamo? Altrimenti noi, anche siamo degli specialisti, come diceva qualcuno, nel rispondere alle domande che nessuno ci fa, questo lo diceva Papa Francesco, un po' il discorso di prima che facevamo. Don Elio Castellucci, che è il vicepresidente della CEI, vescovo di Modena, Nonantola e Carpi adesso, raccontava qualche diversi mesi fa che era andato alla stazione di Ravenna e aveva visto una bellissima scritta: Dio è la risposta. Poi c'era ritornato dopo qualche mese e poi avevano aggiunto: ma qual era la domanda? E qualche volta, diciamo così, la risposta, forse conviene prima ascoltare la domanda e poi, a volte faticosamente, capire che effettivamente il Vangelo è la risposta. A proposito di ascolto, prima lei faceva riferimento agli oratori estivi, no? E al lavoro che già nella sua diocesi si sta allestendo in vista della fine delle scuole. La frase che è riportata sul volantino di questa serata, Ascolto e incontro è il titolo, è stata proprio pronunciata da lei durante una festa degli oratori estivi, un incontro degli oratori estivi di Bologna. Non credete a quelli che vi dicono che con quello non ci dovete parlare. Bisogna solo trovare il modo giusto per parlargli. Anch'io quando l'ho letta, non sapendo quale fosse l'origine, Google è infallibile, come sa, quindi... Ogni tanto mi sorprende, ammazza, però c'ha ragione... Non sapendo quale fosse l'origine di questa frase, ho pensato subito ai giovani. Sabato era un matrimonio, poco più che trentenni gli sposi e gli invitati. Quasi, giovani quindi, no? Secondo i canoni di oggi, sicuramente. Quasi nessuno rispondeva, come si osa dire, alla messa. E la cosa che mi ha colpito è che molti non si sono uniti nemmeno al Padre Nostro, che prima, insomma, era l'ABC, cioè tutti al Padre Nostro almeno lo recitavano. E questo mi ha fatto molto riflettere. Qualcuno dice che questa è la prima generazione non credente di giovani. Ecco, si riesce, secondo lei, si può riuscire a trovare un modo per parlare a questa generazione? Dunque, faccio proprio un pezzetto passo indietro su quella cosa lì del trovare il modo. Quando arrivai a Bologna, lì era proprio un po' una captatio benevolenzie, confesso, era proprio una captatio benevolenzie. Però perché era uno dei bolognesi più noti, diciamo, a Bologna, più espressivi di Bologna e noti fuori Bologna, che era un signore che si chiamava Lucio e che poi pensi che faceva Dalla di cognome. E a me aveva sempre colpito, pensando soprattutto un po' alle persone che incontravo, io appunto sono stato tanti anni a Trastevere e poi dopo, ma anche a Torre Angela, che era una parrocchia di periferia di Roma, no? Quella la Piazza Grande, quando diceva a modo mio, ho bisogno di carezza, a modo mio, credo in Dio, aspetta, a modo mio, credo in Dio, no? E allora mi aveva colpito che a modo mio, e se io gli do una carezza, diciamo così, a modo mio, non è detto che sia quello che sia che va bene al suo, e devo faticosamente qualche volta, ma appunto con tanta pazienza, cercare di trovare il modo suo, e poi funziona, anche come appunto anche il credere in Dio. Io sì, senz'altro è vero, effettivamente tanti meccanismi di trasmissione
sono interrotti, diciamo, consuetudini anche, no? Qualcuno è contento, ci saranno alcuni che dicono, ah, bene, così finalmente si arriva alla fede pura. A me, devo dire, in genere, tra le poche cose che mi fanno nervosire parecchio, perché è una tentazione. È come quelli, ah, meglio adesso non tornano più nessuno al catechismo, perché così si verifica che non gliene fregava niente. No, mi dispiace. L'idea di arrivare, come dire, alla purezza della fede è farisaica, non c'è dubbio. Poi lo sappiamo che magari uno va al catechismo per tanti motivi, perché se no mamma si arrabbia, oppure nonna ci resta male, tanti motivi, ma poi non lo sa lui, non lo sai tu, poi ci pensa qualcun altro e tanto passa qualcosa, arriva qualcosa. Poi non esiste un'idea, diciamo, appunto, di purezza, di motivazioni, eccetera, eccetera. È veramente farisaico. Ecco, allora penso che quella generazione che, così, a differenza della mia, diciamo, fino a una certa generazione in cui c'erano tanti automatismi, no? E forse si tratta di ricominciare, di rispiegare, di parlare, di... Allora uno potrebbe... Io non, insisto, non mi piace affatto l'idea di dire no, perché così almeno si certifica che non gli importava niente. Che bella, bella certificazione. Ma io proprio non è, insomma, casomai proviamo a certificare qualcosa che ci unisca, no? E poi ci unisce tanto. Io penso, per esempio, le pandemie, nel senso del Covid, la pandemia della guerra che in un qualche modo, spero consapevole, ci sta coinvolgendo, hanno aperto tante domande per tutti, credenti, non credenti, mezzi credenti, un po' credenti, credenti a giorni alterni, sì, per tutti quanti. E forse, appunto, è una grandissima opportunità per ritrovare parole essenziali, belle, semplici della fede. Si parla di ascolto, incontro, e ovviamente il pensiero va subito, almeno dentro la Chiesa, a questo cammino sinodale. Si fa un po' di confusione forse tra il sinodo dei Vescovi, il cammino sinodale della Chiesa italiana, poi qualche diocesi ha il sinodo, ma insomma il senso è quello di andare incontro a chi sta fuori, ascoltare innanzitutto. Lei nelle prime dichiarazioni ha detto ci sono tre elementi, il primato petrino, la collegialità dei Vescovi e la sinodalità, deve essere un tutt'uno. Ecco, però mi domando, la sinodalità più che occasione di convegni, di documenti, non dovrebbe essere una conversione del quotidiano, perché soprattutto di preti e di Vescovi, perché poi si finisce per pensare a laici come strumenti operativi, anziché come corresponsabili di scelte e di partecipazione. Dunque, faccio un attimino, riparto dal cammino sinodale, perché così non è molto chiaro, io penso. Diciamo, il nostro vescovo sicuramente si ricorda di come si è arrivati a parlare di cammino sinodale, perché Papa Francesco ha rispinto, a un certo punto ha detto, oh, ma avete capito o no? Diciamo che voglio che la Chiesa italiana si metta appunto a discutere seriamente, a camminare insieme. E cammino sinodale vuol dire camminare insieme. E non sono scontate le due parti dell'affermazione, camminare, e non è scontato. È perché qualche volta si facciamo tutta roba un po' virtuale, cioè appunto uno mi ha fatto tanto ridere, dice che camminare sembriamo quelli che del cortile quando faceva il militare lui, tutto intorno al cortile, però sostanzialmente sempre stando dentro il cortile, no? Oppure camminare sempre uno, appunto, sempre che ha fatto il militare, che sbattevano i piedi uno sopra l'altro e poi così abbiamo camminato tanto, tanto fermi, no? Ecco, camminare e poi camminare insieme, e anche questo non è scontato,
per tutti, anche per la Chiesa, perché non è scontato che sappiamo camminare insieme. Nelle parrocchie non è scontato, perché ci sta sempre quello che dice adesso andate a passo mio, oppure dice sentite siete troppo lenti, ma io mica posso aspettare questi qua, io me ne vado. Oppure quelli che appunto fermi, stanno aspettare prima di camminare, dobbiamo scegliere, discutere, vedere a che velocità, come, cioè, insomma, ecco, sta sempre ancora lì a discutere su dove il programma, no? Ecco. E poi insieme. Io penso anch'io il discorso della corresponsabilità è un discorso decisivo. Confesso che ne ho un po' noia, perché il senso annoia della corresponsabilità, no, non della corresponsabilità, no, del parlarne, diventa questo il titolo, del parlarne, perché non so il signor vescovo quanti anni fa per la prima volta ha sentito parlare di corresponsabilità, insomma io c'avevo ancora i capelli, lui ce l'aveva tutti neri e parlavamo della corresponsabilità. Ora, non so, sta disgraziata che scappa sempre, che la ciuffata, non so perché scappa, no? Però penso che forse dovremmo fare un esame serio di dire, perché altrimenti usiamo, come dire, certe... Non, insisto, certo che la corresponsabilità, camminiamo insieme. E non è che cammina il vescovo... poi dopo di che chi mi ama mi segue, qualcuno va dietro, l'altro ci pensa lui. No, non è così, non è mai stato così, non è così. Quindi è chiaro che camminare, davvero camminare insieme, no? Credo che quello che la Chiesa italiana sta facendo è una bellissima scelta, rischiosa, perché ci chiede di camminare insieme, di affrontare dei problemi, i problemi veri. Ecco. Quindi è anche un bellissimo momento in cui discutere, capire, provare a dirci le cose e poi trovare assieme le soluzioni. Ultimissima cosa, prima ricordavo una cosa che io ho ascoltato nella conferenza episcopale, cioè la Chiesa è primario, collegialità e sinodalità. Che non so tre parolacce, il primato è Roma, è il Papa, o se vogliamo in piccolo, il Vescovo. E ne abbiamo bisogno? Onestamente sì, e non lo dico per difendere la categoria, diciamo, se no quelli che fanno, stanno male, ci restano male, questi poveri vescovi, se gli togliamo un po' il primato, poi poveretti, non sanno che fanno. No, c'è senso il nostro servizio, che è effettivamente quello del servire la comunione, no? Il primario. Poi c'è la collegialità, cioè sono i vescovi, e però c'è la sinodalità, cioè il popolo di Dio. Allora tutti e tre devono stare insieme, perché immaginate un primato senza sinodalità, e diventa un baraccone, diventa una corte, diventa... un museo di divise. Immaginate anche la sinodalità senza il primato. Andiamo a sbattere, andiamo ognuno per conto suo, facciamo i ragazzi di Via Pal, della Via Pal. Allora, tutti e tre i pezzi sono molto legati insieme. Questa è la cosa. In questo senso la Chiesa, in realtà penso io, ma credo che anche il vescovo è d'accordo, è soprattutto comunione. Comunione. È una cosa bellissima che abbiamo, credo, troppo poco, soprattutto vissuto, perché sono anche quelle cose che se poi ne parliamo e non viviamo non servono a niente. La comunione che vuol dire? Vuol dire, per esempio, che la Chiesa è democrazia, ma siamo molto di più di democrazia. Comunione. La Chiesa è volontariato, è molto di più di volontariato, è comunione. Con quello che ami non fai volontariato, ti pensi insieme,
ti leghi a lui, no? La Chiesa è un po' di corresponsabilità, sì, certo, anche, ma è comunione, per cui la roba che riguarda mio fratello riguarda me e io ci sto attento, è mio fratello. Ecco, in questo senso credo che la vera sfida è e sarà sempre stata quella della comunione, che ci coinvolge tutti e tutto di noi stessi. A me, io quando ero ragazzo, la cosa che, per cui anche veramente un po', che mi piaceva tantissimo, era, penso ognuno di noi ha qualche brano della scrittura che conosce, che gli piace di più, non che conosce, speriamo di conoscerla tutta, ma che quelli proprio che uno... Ecco. A me, quando ero adolescente, quando ero giovane, c'era quello della descrizione della prima comunità, della prima comunità, Atti 2,42 o Atti 4,42, che era, avevano un cuore solo, un'anima sola, avevano tutto in comune, non c'era tra di loro chi era bisognoso perché mettevano tutto in comune. A me questa cosa mi affascinava, era la cosa che per cui diciamo mi attraeva tantissimo, no? E questa io penso che sia la comunione, e, insomma, penso che sia la vera sfida da sempre della Chiesa, oggi lo è tantissimo, perché il problema non è, fa un po' più di partecipazione, la comunione è molto di più, è roba tua, è casa tua, sono i fratelli tuoi, è l'amore tuo, e non è che partecipo un pochetto al club. La Chiesa non è un club, e non è un circolo, magari appunto, oppure un'associazione con, cioè, un po' più impegnati, un po', una punta più impegnati, è la famiglia. E che te, io a casa mia, non è, se mi impegnavo un po' poi ne andavo, di sicuro qualcuno dei miei fratelli diceva no, tu devi tornare qui con noi. Se, insomma, questa è la differenza. Ecco. Per questo penso che la grandissima sfida, la bellezza anche della Chiesa è comunione, è comunità, ecco, di cui ne abbiamo un bisogno enorme, perché ci siamo individualizzati in una maniera preoccupante. Ma tutti abbiamo sempre anche tanto bisogno comunque della comunità, e la Chiesa che è comunità credo che ci abbia molte cose da fare, da dire, da vivere soprattutto, più che da dire. Lei ha detto che l'ascolto deve anche ferire, forse è per questo che oggi c'è... Ha studiato parecchio, devo dire. Io devo dire, ammazza, complimenti. Ogni tanto mi dico, ammazza, però ha detto una cosa intelligente, perché mi sorprendo. Perché c'era Enzo Biagi che mi fece tanto ridere. Però una volta che lessi, no, Enzo Biagi che dice che aveva paura di un'operazione, dice, perché poi se dopo scoprono che sono così scemo, l'ho sempre trovato intelligente come cosa. Scusa, allora dicevi. No, dicevo che appunto lei ha detto che l'ascolto deve anche ferire, e mi domandavo, forse è per questo che oggi c'è così tanta paura dell'ascolto. Ma non so se c'è paura dell'ascolto, il oggi problema è che parlano, facciamo, ci parliamo addosso, lo spazio dell'ascolto è ridotto al minimo, andiamo subito sullo scontro, siamo infiammabili, diciamo così, oppure reattivi, così compulsivi, ecco, tendenzialmente siamo molto compulsivi, un po' digitali. Io per mia fortuna non sto nei social per precauzione, perché appunto mi conosco, poi a un certo punto diventerei, temo, compulsivo anch'io, per cui l'unico non so se è un social, WhatsApp, non so, considerato un social? È considerato un social anche io. Allora, sono mezzo social, un po' social anch'io, perché c'è WhatsApp, però che WhatsApp è fighissimo, che adesso a parte tutto, adesso devo, insomma, mandare una foto del sosia. Abbiamo scoperto che c'è un sosia, un prete, se voi per caso andate in una parrocchia che si chiama Calderara e vedete il sindaco che celebra, sappiate che non è il sindaco, ma è un prete che gli assomiglia Prato, molto. Sindaco di Prato. Sindaco di Prato, certo. Ecco.
Cioè, io penso che purtroppo noi proprio un po' di abitudini, perché l'ascolto vuol dire lasciare spazio, vuol dire silenzio, vuol dire pazienza, vuol dire che non è che sta zitto, ma io sta zitto. Vuol dire proprio fisicamente anche un po' lasciare spazio all'altro. E diciamo così, ne facciamo poco di questo. Quindi poi vogliamo arrivare subito alla conclusione. E l'ascolto richiede tempo. Come appunto adesso ho detto, a me piacciono molto le immagini perché sono quelle che poi uno si ricorda e che poi. Cioè, il problema non è scavare tante buche per trovare l'acqua, è scavare un pozzo, è andare in profondità. E l'ascolto è andare in profondità. Che vuol dire fatica però. Ha scavato tante buche, diciamo, guarda, ha parlato da un'altra parte, forse mi dice bene, e via dicendo. E anche può far fatica. Per cui, insomma, credo che ascoltiamo poco perché ci ascoltiamo troppo. E se imparassimo che per ascoltarci un po' di più dobbiamo ascoltare gli altri, credo che saremo anche alla fine un po' più contenti anche noi. E capiremmo un po' più anche di noi. Stiamo sempre ad auscultarci. Le interpretazioni, le cose, poi quello, poi che c'è, poi tutte le collezioni di interpretazioni, tutte le cose, c'è. Mi ha colpito quella semplicità, una grande statista, diciamo contemporanea, che è andata in pensione da poco, che ha commentato. Un a caso, che parla un po' tedesco. Che disse: bisogna sempre vedere la vita con gli occhi degli altri. Semplicissimo, verissimo. Direi che è proprio una logica evangelica, a mio parere. Quindi, per ascoltarci, dobbiamo ascoltare. Cambio un attimo tema, ma si rimane in questi paraggi. E per la prima volta nella sua storia la diocesi di Prato quest'anno non ha una comunità del seminario, ha però 3 seminaristi che sono altrove. Lei ha mai invitato un giovane a farsi prete? E se sì, come glielo ha detto? Indirettamente. Penso che non in maniera diretta. Poi l'ho scoperto, me l'hanno detto dopo. 3 persone, con mia grande sorpresa, che mi hanno detto, dice, guarda, adesso mi dispiace che poi parlo di me, ma insomma, dice, guarda, io ho visto, sei tutto contento, e mi è venuto in mente che era bello farsi prete. Sì, penso che, siccome, diciamo così, non è che uno si fa prete, so, dovremmo domandarlo anche al vostro vescovo, adesso non è per scaricare la cosa, no? Però tanti itinerari, tanti modi, tante anche cose, storie diversissime, no? Per cui non mi capita, per rispondere alla domanda in senso stretto, ma certamente io credo che se noi siamo dei cristiani, ognuno con il suo modo di servire il Vangelo, servire il Signore, compreso quello che deve essere prete, io penso che lo diciamo, lo trasmettiamo da come lo viviamo noi, a mio parere. Altrimenti c'era c'erano quelli che andavano in cerca di vocazioni, no? Mi ricordate, insomma, la roba di 40-50 anni fa, c'erano gli ordini religiosi che mandavano le cose. Tu, ti vedo, tu, ho visto, mi stai a sentire, tu ti vuoi far prete. Quello, oddio, qualcuno ci cascava. Poi dopo funzionava qualche volta, in molti casi no, in molti casi scappavano a gambe levate, eccetera. Forse per fortuna non è più così, non è così, però dobbiamo essere tutti, diciamo, questo lo riprende il Papa Francesco, no? Cioè la gioia del Vangelo, l'Evangelii Gaudium, che è un po' il manifesto del Papa Francesco, è dire, oh,
E che il cristiano è gioioso, se c'è una faccia da funerale e dice dopo non diventano cristiani, ci credo. Anzi, sarebbe sorprendente, o anche pericoloso. Io mi faccio cristiano, quello ha una faccia da funerale, facciamo una funeraria, oppure appunto c'è qualche deformazione, no? Mentre invece se noi viviamo con gioia l'essere cristiani, anche quando ci prendiamo le spine, non perché ci piacciono le spine, ma perché sentiamo la gioia, a maggior ragione, di essere cristiani, forse qualcuno capirà anche di più che è bello essere cristiani. La cosa famosa, ma molto vera, intelligente di Papa Benedetto, di Paolo VI ancora prima, che è appunto il mondo ha bisogno di testimoni, non di maestri, no? Monsignor Paglia, che condivise con lei la guida della parrocchia di Santa Maria in Trastevere, ha raccontato l'altro giorno, il giorno della sua nomina, al Corriere della Sera, che poco dopo l'elezione al Soglio Pontificio, Papa Francesco gli chiese a Don Matteo di rimanere prete di strada. Ecco, chi è per lei il prete di strada? Dunque, da un certo punto di vista, ripeto, tutti i preti sono di strada, tutti. Cioè non esiste il prete di strada e il prete di palazzo, di per sé non esiste. Ci sono, penso io, quindi ti risponderei soprattutto che cos'è il prete. Il prete per forza è uno che si pensa con gli altri, perché il senso della sua vita è essere parte di una comunità e vivere per la comunità, altrimenti davvero non avrebbe senso le nostre scelte, no? E quando Papa Francesco mi ha ricordato, e lo ricorda continuamente a tutti, è proprio perché lui sente il rischio di una chiesa dei palazzi, diciamo così. Guardate che qualche volta non è soltanto, non è un problema il potere da qualche parte, che ne so, io forse sono un po' scemo, non l'ho capito. Adesso forse facendo il presidente della CEI, forse dico, noi andiamo al palazzo, andiamo a vedere che cos'è, non lo so, in genere trovo sempre poi dei malcapitati che devono portare avanti, sbarcare il lunario, portare avanti i problemi. Insomma, poi la vita è quella che è, no? Ecco, io penso che il prete è, sì, no, è l'uomo della comunità, è la persona che esprime questo, che dobbiamo vivere tutti però, attenzione. Cioè, poi nella scelta del prete è la scelta anche di dire io lo metto su famiglia, perché ce l'ho, però mica faccio il single, e la famiglia sono le mie comunità sono i tanti, il cento volte tanto che il Signore promette a chi ha lasciato. Ma questo è vero per tutti, però da un altro punto di vista, ecco, per questo insomma, credo, quindi il prete di strada, io penso che dovrebbe essere come per ognuno di noi uno che non si chiude in casa. Oggi c'è un articolo, non mi ricordo più di chi, proprio su Basta, con questa cosa di preti di strada, e ricorda una canzone, il giudizio universale non passa per le case, e ricorda anche però che la nostra vita non è chiusa in casa, e che quindi in realtà la vera vita, la vita è camminare, che siamo in realtà tutti quanti dei pellegrini, questa è la cosa. E quindi cercare di stare con gli altri e camminare insieme ai tanti compagni di strada che troviamo. Ma questo insisto vale per tutti, deve valere per tutti. Lei ha usato più volte anche stasera utilizzata l'espressione la pandemia della guerra, ormai è qualche mese che abbiamo la guerra in Europa.
C'è un aggressore chiaro, ci sono peraltro colpe dell'Occidente, ne ha parlato anche Papa Francesco, e forse è per questo motivo dell'aggressione chiara che non ci sono state manifestazioni pacifiste particolarmente larghe come in precedenti occasioni, l'Iraq, l'Afghanistan. Il Papa però è stato criticato più volte, pensiamo ad attacchi violenti che ha subito per esempio il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, per questo. Ecco, il cristiano come si pone di fronte a questa guerra? Come si dovrebbe porre? Dunque, anzitutto, sentendo la sofferenza, la tragedia della guerra come propria. Lo dico perché l'espressione che tante volte è stata anche ripetuta, a cui abbiamo creduto poco, cioè i pezzi della guerra mondiale, oggi lo capiamo di più perché, diciamo così, forse anche allertati un pochino dalla pandemia del Covid, per cui una roba che succedeva in Cina abbiamo capito che riguarda anche noi, e che la variante sudafricana non era un problema del continente nero, ma del mondo. E lo stesso anche per i pezzi della guerra mondiale. L'espressione così intelligente di Papa Francesco, per cui dice, ma in fondo guarda che ti riguarda, ti coinvolge. È chiaro che l'Ucraina ci coinvolge. Poi dobbiamo sempre fare attenzione, a mio parere, come per il Covid, è uguale, per cui a un certo punto pensiamo, vabbè, ormai è fatta, poi comunque sono problemi loro, no? Qualche mese fa, un paio di mesi fa, qualche settimana fa, a un certo punto ci siamo preoccupati, e facciamo bene, a mio parere, a continuare a essere preoccupati. E abbiamo capito, abbiamo visto come incredibilmente succede quello che uno non avrebbe mai pensato che potesse succedere, e succede, e qui dobbiamo dirci, ma forse effettivamente era sbagliato pensare che non sarebbe successo, no? Per cui si parla di conflitto nucleare, una roba che i nostri genitori, come dire, che avevano vissuto Nagasaki e Hiroshima, che avevano visto l'orrore della guerra, sapevano che cosa significa, di che cosa si parlava. Per cui il terrore che ci potesse essere una terza guerra mondiale, perché sarebbe stata l'ultima. Questa era la consapevolezza. Purtroppo, come spesso avviene, se lo si dimentica. E a un certo punto poi uno, ma vuoi che succeda così? Ma dai, tanto poi si trova sempre una soluzione. È un po', guardate, come il nostro rapporto con la malattia. Diciamo, come non ci sta la medicina? E poi a un certo punto arriva il Signore che ti dice, guardi, c'ha 3 mesi. E allora cambia tutto. E allora uno si rende conto, no? Diciamo così, non perdiamo quella percezione, perché effettivamente da lì forse possiamo provare a capire come rendere il mondo migliore. Per esempio il disarmo nucleare, per fare un esempio, ma intanto prima bisogna togliere l'incendio, perché l'incendio adesso sembra un po' fondo un po' più contenuto, poi per fortuna speriamo che, come dire, che arrivino finalmente anche un po' di pompieri e non soltanto, diciamo, dare combustibile al fuoco. Perché poi quello è anche poi il problema, perché se noi diamo combustibile al fuoco, sì, ma brucia, certo, però il vero problema è spegnere il fuoco, e lì è il nodo. E penso che quindi il cristiano deve fare sentire la sofferenza come propria, cercare, trovare tutti i modi perché il fratello ritrovi il suo fratello. Per esempio, il cristiano non può essere nazionalista. A me dispiace, ma per chi così proprio dice no, io non sono nazionalista, non so chi sono, no. Anzitutto prima sei cristiano, poi ami il tuo paese,
lo ami, certo che lo devi amare, e proprio perché lo ami non sei nazionalista, proprio perché ami il tuo paese. È il problema, penso io, adesso credo che... E siccome purtroppo ci ritroviamo a fare tante così a sentire l'odore di tanti nazionalismi che giustificano, che accecano, incredibilmente, è veramente incredibile. Io poco che riesco a capire, no, ci sarà molta opinione, però caspita, che oggi la popolarità di Putin è maggiore di 3 mesi fa, e dall'idea di come, certamente le notizie, la manipolazione, non c'è dubbio, ma anche della forza che c'ha il nazionalismo. E per cui credo che il cristiano è uno che deve sempre continuare a dire, ad amare la propria paese, la propria patria, e ad amare sempre anche chiunque incontra, perché in chiunque incontra poi... E questa è una grande forza per sconfiggere. Sarebbe fratelli tutti. Io penso che il documento che 2 anni fa ormai Papa Francesco, 1 anno e mezzo fa, ha firmato, questa enciclica, no? Fratelli tutti, è una grande visione. Penso che dobbiamo cominciare a capirla, a dire il vero, e soprattutto un po' ad applicarla, ma una grandissima visione che forse può permettere finalmente aiutare il mondo a pensarsi insieme, e non soltanto perché sono scoppiate le atomiche, ma perché non scoppino, cioè a farlo prima, a capire dalla sofferenza anche, appunto. Basta guardare una di quelle foto che abbiamo visto tutti dell'Ucraina, che uno dovrebbe dire fermiamoci subito, no? Insomma, per cui che cosa deve fare il cristiano? Sicuramente cercare con ostinazione, anche contro ogni ragionevolezza, ma cercare sempre la via della pace. E lei da... Lei, Eminenza, da giovane sacerdote fu uno degli artefici con la comunità di Sant'Egidio delle trattative che portarono alla pace in Mozambico. Ecco, come i negoziati, che in realtà, per quello almeno che se ne sa, sembrano messi ai margini ormai da settimane nel conflitto in Ucraina, come possono tornare, lei ne ha esperienza, a farsi strada tra le bombe? È molto complicato, perché poi quando ci sono le bombe c'è la tentazione, appunto, di rispondere con altre bombe, non c'è niente da fare. E penso che l'unica via, appunto, è quella di trovare gli spazi del dialogo. A mio parere ne abbiamo buttati via tanti, cioè le guerre hanno comunque una gestazione, a volte molto lontana, a volte antica, incredibile, no? Cioè ritornano delle cose, ma com'è possibile, no? Che si ripresentino. Altre volte anche brevissime, no? Una gestazione rapidissima. Per esempio la guerra in Ucraina, comunque sia, non era finita da 8 anni. Attenzione, che c'era la violenza, no? Quindi il primo problema è proprio questo, del cercare di... Allora, quando c'è la grande febbre è molto difficile, cioè quando c'è il conflitto è molto difficile trovare i fili del dialogo. E però, come mi sembra, io per esempio non so, se l'umanitario comincia a diventare uno spazio per cui, perché è vero che se il grano resta lì non va in Africa e significa fame, no? Allora cercare di allargare il più possibile gli spazi dell'umanitario, gli scambi dei prigionieri, far lavorare la Croce Rossa, avere insomma, il più possibile dell'umanitario, vuol dire comunque guadagnare qualche piccolo spazio all'interno della follia della guerra, no? E poi per forza le vie del dialogo, per cui speriamo anche questi
fili che mi sembra che speriamo che ci comincino a che cominciano a prendere un po' di corpo, un po' di forza, e poi difendiamo le Nazioni Unite. Io credo che una delle dissennatezze a cui hanno contribuito tutti, in vari modi, è stato sbeffeggiare le Nazioni Unite, ridurle a niente, ridurle pure a uno spazio così, diciamo di tanto che poi le cose vere si fanno altrove. È pericolosissimo, pericolosissimo. Poi qualche volta anche le Nazioni Unite ci hanno messo del loro, nel senso, diciamo, della fatica a riformarsi, no? Ecco. Ma è l'unico strumento che dopo la Seconda Guerra Mondiale, faticosamente e dolorosamente, no? Pensate così, dalle Nazioni Unite, le dichiarazioni dei diritti, un luogo dove insieme provare a capire come vivere, come risolvere i problemi, come risolverli senza le armi, no? Per questo credo che sia una grande dissennatezza, e al contrario dobbiamo pensare anche seriamente in futuro che ruolo, che importanza e che poteri poter dare il 2 giugno è una bellissima festa che comincia il 25 aprile, lo dico perché qualcuno ogni tanto se lo dimentica. Mi dispiace ricordarlo, a me sembra assurdo ricordarlo personalmente, è meglio ricordarlo che cominciare. Il 2 è una bellissima festa in cui c'è un articolo di una Costituzione che ripudia la guerra e che anche dice: perdiamo sovranità perché si possa costruire la pace. Questo sono per esempio le Nazioni Unite. Questa è l'Europa. E forse è un po' il caso seriamente anche di pensare che cos'è meglio perdere per guadagnare, per provare ad avere una sovranità che unisca, che non divida, per provare a risolvere i problemi smettendo, diciamo, di credere di risolverli con le armi che sostanzialmente solo li creano. Ma questo non è il libro di sogni, eh. Io non penso che è il libro di persone con... Spero di far parte, almeno ci provo, delle persone consapevoli che non possono accettare di vedere ancora un bambino morire per sotto le bombe. Non lo possiamo accettare. Oggi sarebbe stato il compleanno di David Sassoli, che ci è particolarmente caro perché la mamma era pratese, è stato qua tantissime volte da bambino, è tornato poi con le sue responsabilità anche in tempi recenti prima della morte. Lei ne era amico, ha celebrato le esequie e durante l'omelia ha sottolineato l'ispirazione cristiana del suo fare politica. Ecco, nel 2022 quale può essere una via cristiana alla politica? Anzitutto penso che effettivamente non possiamo capire, credo, la politica di David Maria senza la sua ispirazione cristiana. Poi era molto laico, nel senso migliore del termine, proprio profondamente di valori che per lui nascevano dalle sue convinzioni, ma molto condivisi, assolutamente condivisi, laici, come deve essere. Ripeto ancora sulla Costituzione, in cui, qualcuno cantava il Vieni Santo Spirito, Vieni Creator Spiritus durante la Costituente. Certamente c'è una grande motivazione ideale delle radici più profonde di umanità, in cui credo c'è anche tanto del cristianesimo, si ritrova tanto del cristianesimo.
Penso che l'esempio di Davide Maria è un esempio anche, direi, veramente attraente, di un uomo capace di, tra virgolette, di andare d'accordo con tutti. Penso che tra i suoi avversari politici, alcune, per esempio, sue avversarie politiche, tra le più convinte e toste, hanno detto le cose bellissime di Davide Maria. Bellissime. Perché non è che andava d'accordo nel senso che andava tutto bene. Sapeva trovare, cercare qualcosa che unisce. E allo stesso tempo, appunto, era molto di parte e anche molto sopra le parti. Come deve essere, io penso. Perché per essere anche un po' sopra le parti, tu devi avere la tua parte. Altrimenti ti perdi. E insomma, se tu sai soltanto la tua parte, resti soltanto... E Davide aveva la grande capacità di, per esempio, sull'Europa, di credere al progetto, alla visione dell'Europa. Se non sbaglio, credo che la sua mamma fu sfollata, se non mi ricordo male, perché lui ricordava spesso il fatto che i suoi genitori, la sofferenza, diciamo così, dei suoi genitori come motivo fisico, diciamo, direi ereditato, per capire l'Europa, la grandezza dell'Europa, la bellezza di questo sogno che i suoi genitori, i nostri genitori, per certi versi, ci hanno affidato, no? Pieno di sofferenza, però, quindi di questa grande consapevolezza. Insomma, io credo che sì, l'esempio, insomma, di Davide Maria, credo che abbia sorpreso anche tutti di quanta di quanto affetto, di quanta ammirazione, di quanta simpatia, di quanta rispondenza istintiva quasi ha suscitato la sua scomparsa, no? Sì, penso che è un bellissimo esempio per la migliore, insomma, risposta alla sua domanda. La visione di Davide Maria, e credo che le domande anche sull'Europa in particolare, che lui ha vissuto e trasmesso fino alla fine, se qualcuno capita di rivedere gli auguri che lui ha mandato per il nuovo anno, che purtroppo non ha vissuto, sono bellissimi, bellissimi, pieni veramente di visione, di passione per il futuro. Penso che sì, la vera risposta è riascoltiamo quegli auguri, ed è un programma, diciamo, per i prossimi 20 anni. Nel mentre invito a preparare qualche domanda e chiedo... Io devo tornare a Bologna. Un quarto d'ora, 10 minuti. E chiedo a qualcuno di aiutarci nel raccoglierle con il microfono. E chiudo con una citazione dal piccolo, interessante, curioso libro che ha scritto insieme con due pratesi, Corrado Caiani e Nicoletta Olivi, Fratelli Tutti, punto, davvero. E c'è tra i tanti passaggi uno che mi ha colpito molto e riguarda la gentilezza. E lei dice, possiamo dire che in una società un po' marcia e rozza, la gentilezza rischierebbe di sembrare un semplice atteggiamento da buonisti, da figli dei fiori, che continuano a dire di mettere fiori nei cannoni, e ce ne sarebbe anche bisogno. Ma la gentilezza non è questo, non è un atteggiamento da buonisti, superficiale e borghese, ma è l'impegno serio dei grandi uomini. Si può dire, non è una domanda poi o un'affermazione così scontata, che la gentilezza ha a che fare anche con la carità cristiana? Beh, in molti modi il primo atteggiamento. Cioè, faccio un esempio su Peppone Don Camillo, perché... insomma, è una roba un po' emiliana, quindi ultimamente mi sono un po' pratichito. C'è una dei racconti, onestamente davvero intelligenti, proprio
umanamente intelligenti, no? In cui arrivano degli aiuti e Don Camillo avviene uno del partito a prendere gli aiuti e lui gliela fa pagare. No. E poi glieli tira, umiliandolo. Poi, come spesso vi ricordate, no, la cosa, il film, insomma, nel racconto, poi passa il crocifisso dice, senti un po', lo chiama, e dice, che cosa hai fatto, eccetera. E, insomma, si prende una pettinata, una bella lezione su questo, no? Il crocifisso gli ricorda dell'attenzione verso tutti e credo che usi proprio anche la gentilezza, non vorrei sbagliarmi come termine, cioè la gentilezza è il primo modo, cioè, tu puoi anche fare delle cose straordinarie, ma la gentilezza è il primo modo, guardate che vale di più tante volte delle cose che uno fa, è curioso. Poi però non è un problema di Galateo, eh? Quello dura pochissimo, Galateo, meglio il Galateo del... Sgalateo, non so il contrario, diciamo che quello che viviamo qualche volta, un po' di Galateo, a mio parere. In questi tempi non farebbe male. No, anche in internet un po' di Galateo così, qualche regola così, un po' di buon senso, eccetera, ci mancherebbe, no? E di più, la gentilezza è il primo modo con cui tu conti, ti tratto bene, ti tratto con attenzione, con cura, con riguardo, ti tratto con gentilezza. Ed è il primo modo con cui uno, noi facciamo capire, vivere la carità. Per questo nella Fratelli Tutti, Papa Francesco, c'è due o tre paragrafi sulla gentilezza, che sembrano un po' curiosi effettivamente, una grande visione, il futuro, il vivere insieme, eccetera, eccetera, la gentilezza. Io penso che è molto saggia, cioè è tutt'altro che retorica, è molto ordinaria, molto sdrucciola, come avrebbe detto qualcuno, molto possibile ovviamente a tutti, e caspita quanto cambia quando c'è la gentilezza, quanto permette anche tante altre cose se c'è la premessa della gentilezza, per cui è il primo modo con cui arriva la carità, e anche se non c'è quella effettivamente diventa molto più pericolosa. Abusiamo un po' della sua disponibilità e se ci fosse una domanda dal pubblico. Poveretti, io non vi vedo per cui non riesco a misurare, lo sentirò. Ecco, c'è qua una domanda in seconda fila. Grazie innanzitutto di essere qui. Senta, le volevo chiedere questo, con la crisi delle vocazioni, sono qua, vabbè, qua. Qua giù, no. No, qua, sono qua. Ecco, scusa. Con la crisi delle vocazioni, cosa ne pensa del matrimonio dei sacerdoti e se la Chiesa è madre perché una donna non può diventare sacerdote? La terza più facile, romanista. Io lascio queste domande al vostro vescovo. Ecco. No, sto scherzando, poveretto. Allora le faccio una domanda di riserva: romanista o laziale? Allora cominciamo dall'ultima, che tutto sommato è più facile. Dunque, io non sono andato allo stadio in vita mia. Di strada dovrebbe, però. Mi dispiace perché sono due posti dove non sono mai andato. In vita mia, davvero un po' mi dispiace, perché altro perché sento dei posti che catturano tante emozioni, per cui uno è lo stadio e l'altro in discoteca. Non preoccupate, penso che non so se possiamo fare una sortita col vescovo, ci mascheriamo, andiamo. Ma poi non vanno manco più tanto di moda, vanno ancora di moda per un pochino, sì.
sono un po' mutate. Poi a giudicare dal Covid. Dovremmo domandare al prefetto che ogni tanto poveraccia. Ecco, quindi comunque sì, essendo stato parroco a Trastevere e romanista, cioè proprio, cioè penso mi avrebbero, quando la Roma ha vinto lo scudetto, che era 2000, l'ultimo, 2002 avanti Cristo, 2002 mi sembra, no? 2000, ero già, ero parroco, per cui deve essere stato, 2001, e venne tutta una delegazione appunto di Trasteverini, cioè c'era la Roma, te abbiamo vinto, cioè c'era suona i campani. No, dai, campani, non volevo che poi mi scappa suona morta, e va bene. Poi ho detto, dai, mettiamo lo striscione dal campanile, tutto, forza Roma, eccetera, eccetera. Alla fine mi hanno detto, ma che sei razziale? Cioè, proprio non capivano la cosa, era proprio, vabbè. Quindi, insomma, per cui sono romanista per forza, diciamo così. Sulle altre due cose, le donne prete, davvero un discorso lungo di per sé, che penso... Però la vera grande risposta non è per non rispondere sempre nella comunione. Nella comunione non si fanno tutte le stesse cose. E se io faccio una cosa e tu non la fai, non è che dici, mannaggia, allora la devo fare anch'io. Nella comunione è proprio del tutto un'altra logica, penso io. Ma poi sarebbe davvero un discorso lungo. Quello che mi interessa molto è il discorso della vocazione. Perché penso che il vero problema... è per tutti, cioè l'essere cristiani come così, come davvero una vocazione. Voi siete vicino ad una città in cui chi ha dato i natali a un signore che si chiamava Lorenzo e Milani di cognome, che credo a tutti noi ci ha dato l'idea di che cosa significa veramente una vocazione, no? Un uomo ricco, colto, borghese, che sceglie di una vita assurda per la sua famiglia, no? Che sceglie lì si capisce davvero il senso della che cosa significa incontrare la radicalità del Vangelo. Il Vangelo non è una roba è una roba bellissima, non a caso i più sfasciati lo capiscono, i più piccoli lo capiscono, è però una roba seria, perché è una cosa di amore, è seria in questo senso qui, è impegnativa in questo senso qui. È che non è che è un amorazzo qualunque, è un amore. Qualche giorno fa è venuta, non è un flirt, è l'ultima volta che ho sentito la parola flirt era Catherine Spack e qualcun altro, che è una roba di 40 anni fa, era di tipo di, ecco. Però non è un'avventuretta, noi diremmo forse c'è una storia, è la storia. Non so se mi spiego, è una cosa perché è vera, perché ti prende tutto, non è appunto, boh, ci provo, no? Forse all'inizio anche ci provo e poi ti prende appunto la vita e via dicendo, eccetera. Allora, lì nasce il discorso anche delle vocazioni e anche il discorso della vocazione. Poi c'entra il discorso del celibato, ma la Chiesa Cattolica da centinaia d'anni, anche recenti, no? Non soltanto i primi, ci ha dei predisposati. E noi abbiamo un parroco a Bologna che è un parroco greco-cattolico rumeno. La chiesa greco-cattolica romena ha il clero, come si direbbe in termine esatto, uxorato. Sarebbe il clero sposato. E lui fa il parroco in una parrocchia, siccome è birituale, cioè è sia greco-cattolico, la liturgia bizantina per intenderci, ma è anche latina, diciamo così, quella nostra. Quella che conosciamo noi. E della parrocchia va benissimo. Non c'è nessun problema, tutti contenti. Bello, già cinque della figli. Moglie del prete, cosa dico? La moglie del prete lavora come una matta, sta contenta, fa il lavoro, ecco.
Allora, il nodo è come sarà il futuro? Insomma, il vero problema è la vocazione, ecco, lì è il nodo. Perché tu puoi essere sposato, ma se tu non c'hai vocazione, direbbe Papa Francesco, sei un funzionario e non ci fa niente. È anche vero che tu puoi essere celibe, eccetera, essere un funzionario, perché questo è un problema, e quello è un problema della vocazione. Ed è lì, credo, che poi e penso che la bellezza, io credo, dell'essere di questa chiesa che fa, come diceva Turoldo, no? che sei la mia disperazione, diceva, no? E che però è la cosa appunto straordinariamente ricca, bella, piena di vita, e che ancora oggi cerca così di vivere questo grande sogno di Dio sugli uomini. Insomma, basta, non voglio farvi la predica, però per cui il problema della vocazione è prendere sul serio il Vangelo. Dice, ma dopo così se i preti si possono sposare va tutto quanto bene? Non lo so, no, non lo so. Ci sono tanti preti che danno la vita per gli altri e spero che tutti quanti, in tanti modi, impariamo che è bello dare la vita per trovarla. E che qualcuno che ce lo ricorda con la sua vita, che darla per gli altri non toglie ma fa trovare, si aiuta tutti quanti a capire questa ricchezza del Vangelo. Ecco, questo. Questa domanda ne valeva 10, l'ora è tarda e il cardinale deve rientrare a Bologna e noi le vogliamo far sentire, Eminenza, anche con il nostro applauso, il nostro più cordiale augurio per il servizio importante a cui è stato chiamato dal Papa per la Chiesa italiana. Grazie a voi, grazie della bontà. Ti crede accompagnato dalla preghiera, ovviamente, e visto che siamo anche confinanti, si ricordi con un po' di amicizia e di affetto di Prato. Male che va, ci vediamo a Bocca di Rio, o in chiesa, o per la cacciagione, dipende, diciamo così, dalle specialità di ciascuno. Però, insomma, no, grazie della pazienza, sul serio. E in questo momento così importante, guardiamo con tanta forza il nostro presente e costruiamo, c'è un piano di resistenza che dobbiamo fare ognuno di noi. Non è soltanto a Palazzo Chigi, dobbiamo darci da fare, sul serio, tantissimo, per difendere questa bellezza e per costruire il futuro. Grazie. Vuole concludere con una preghiera? Sì. No, la preghiera la lascia al signor Vescovo. Signor Vescovo, tocca a lei la preghiera. Io l'ho scritta. Facciamo fare l'ordinario del luogo per l'inculturazione. Io l'ho scritta. Bene, poi c'è chi lo vuole salutare di persona, magari conteniamo i saluti entro un'ora ragionevole. Diciamo insieme, siamo ancora nel tempo pasquale, di Regina Celi, ecco, che è la preghiera mariana che ci unisce come dire a Bologna, appunto per il santuario in comune di Bocca di Rio, e poi perché ecco il tempo liturgico ci suggerisce questa preghiera. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie.